Il borgo dell'Acquabella tra memoria e immaginazione, scrittori, giornalisti, ambientalisti, ricercatori, artisti, tutti insieme nel cuore del vecchio borgo di pescatori a sud di Ortona, protagonisti della seconda edizione del Festival Arti, Linguaggi e Letterature Adriatiche, in un pomeriggio ricchissimo di riflessioni e dibattiti. L'iniziativa promossa da Poseidon San Giorgio Scuola, Barbara Pambianchi e Piero Caruso, infaticabili organizzatori, ha aperto una finestra sull'Adriatico e sul suo incredibile valore storico-antropologico in un intero pomeriggio dedicato a saggi, romanzi, storia, barche, ambiente, musica, poesia, pirati, fino al calar del sole. L'appuntamento ha ribadito quanto l'antico borgo, uno dei pochi ancora esistenti in Adriatico, rappresenti un bene comune da custodire e preservare, soprattutto difendere dagli attacchi speculatori che ne stanno compromettendo la bellezza e soprattutto il futuro, immaginandolo in un recupero totale sull'esempio di Santo Stefano di Sessanio. Bornazzini, Morrone, Cavanna, Moretti, Baissero, Ferrante e Di Marco, appassionati studiosi del mare Adriatico nelle sue mille sfaccettature, hanno trovato soddisfazione nel particolare pomeriggio alla presenza dei delegati di Italia Nostra, WWF, degli Amici dell'Acquabella, l'associazione nata proprio a tutela del luogo e dei suoi straordinari significati, suggestive le musiche del violinista Valentino Alessandrini. Piero Caruso. È uno sconfiggere anche la bruttura, il disordine che sta avvenendo sulla nostra costa con la bellezza, con la cultura e con personaggi significativi. Parecchi scrittori già ci hanno telefonato per il prossimo anno e quindi saremo ancora di più in questo luogo. Per i meriti e le grandi battaglie a difesa del territorio, il premio speciale Collemoro Sponsor del Festival è stato consegnato al professore Emiliano Giancristofaro, presidente onorario di Italia Nostra. Una grande avventura, insomma, dedicata a chi sogna ancora un futuro migliore. Lo storico Andrea Di Marco. Abbiamo avuto la possibilità di riscoprire molti valori che sono relegati a questo territorio, valori artistici, valori culturali, valori anche storici. E questa è la dimostrazione più evidente che il nostro territorio va sempre salvaguardato, va sempre tutelato, va sempre preservato ed è un impegno che spetta a noi che viviamo in questi luoghi di dare la possibilità che gli altri non deturpino, non distruggano e non alterino ciò che altri in passato ci hanno lasciato. Priorità assoluta però per il borgo sarà quella di tornare a vivere, come afferma lo scrittore Cesare Bornazzini. Questo luogo, per tornare a essere quello che, non dico quello che era, ma per rivivere, deve essere vissuto e vissuto e vissuto. Ci deve essere della gente che viene qua e sta qua tutto il tempo e tutto l'anno, se no la vedo dura.